Non siamo soltanto noi a soffrire di solitudine o stress, anche nel mondo degli animali succedono cose del genere e oggi scopriremo delle cose davvero assurde e bellissime. Quindi rimanete fino alla fine. Ciao a tutti dal vostro raccontastorie di quartiere in questa nuova vicenda del mondo piena di sorprese. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedureiati, partiamo. I ghepardi sono animali molto veloci e non fanno fatica a raggiungere la loro preda. Possiamo dire che possono dominare in varie situazioni senza problemi nella savana. Le loro capacità migliorano di anno in anno dalla nascita, ma sono anche animali molto solitari. Vi sembrerà strano, ma non sanno come socializzare e diventano molto ansiosi facilmente. Tutto questo si è scoperto con il tempo, tenendoli in cattività negli zoo. A volte sono così stressati che non riescono nemmeno a procreare. Assurdo come tra gli animali ci siano i soliti problemi della nostra società. Come rimedio, quindi, c'è bisogno di qualcosa che magari usiamo anche noi. Beh, non gli squishy. Quelli non aiutano nessuno a togliere lo stress. In molti zoo, alcuni ricercatori erano arrivati a una conclusione. Servivano degli animali da compagnia, come i cani. Esattamente. I cani dovevano togliere lo stress di dosso ai ghepardi. Tutto per il bene della specie. Tra i primi troviamo lo zoo di St. Louis. Secondo alcuni esperti, quasi tutti gli animali africani sono timidi e riservati. Ogni specie ha il suo gruppetto e il suo modo di vivere, che non si mischia con quello degli altri, e quasi tutti evitano gli esseri umani. Per questo motivo c'è bisogno di una figura dominante che sappia come comandare. I cani fanno proprio al caso. E pensate che tantissimi sono riusciti a diventare migliori amici dei ghepardi. I cani funzionano un po' con qualsiasi tipo di persona e animale. Possono guarire da ogni male mentale, non è uno scherzo. Sono animali da terapia da ormai un centinaio di anni, grazie al fatto che sono molto socievoli con ogni essere vivente e rimangono fedeli fino alla fine. Comunque sia, i ghepardi gradualmente nello zoo di St. Louis sono tornati al loro solito modo di comportarsi. Questo tipo di terapie si fa già da quando sono in tenera età. E nel bisogno i cani tornano e riescono a riconoscere i loro vecchi amici, a cui danno un aiuto morale ogni volta che serve. Pensate che esiste un cane che è riuscito a diventare anche il miglior amico di un cavallo. Lui si chiama Boss. E nome più adatto non poteva esserci. È un Doberman, animale molto fiero e coraggioso, con attitudine al comando. Il suo miglior amico non è un cane come per gli altri suoi fratelli e sorelle, bensì un cavallo di nome Contino. La diversità evidente tra i due non li ha fermati dall'instaurare un rapporto profondo. Sono così vicini che sembra Boss sia in grado di leggere nella mente di Contino. Basta incontrarli o vedere un loro video online per capire di cosa parlo. Hanno un rapporto così speciale che Boss è stato rinominato il sussurracavalli, o il sussurratore di cavalli, o il cane che sussurrava al cavallo. La loro padrona si chiama Leslie. Aveva adottato Boss e altri tre Doberman per prendersene cura. Non le piaceva comprare gli animali. Preferiva salvarli dai canili o dalla strada. Possiede una stalla e altri cavalli, ma non ha mai visto un rapporto del genere. Ha cresciuto entrambi sin da piccoli e Contino era la prima volta che si legava così tanto a uno dei suoi cani. Quindi è proprio vero che l'amicizia non ha confini o diversità. Ehi, se può essere nel mondo animale, perché non nel nostro? Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.